Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho bisogno di un fermaporta e quindi ne vado a realizzare uno. Quindi in questo video vado a trasformare un sasso in un fermaporta, appunto, come vi stavo dicendo, e la tecnica che utilizzo è quella del rock painting, che come dice la parola stessa, si tratta di andare a dipingere un sasso, una roccia. Andiamo subito al tutorial, ricordatevi però prima di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e se vi va condividetelo. Dunque, cominciamo andando a lavare. Il nostro sasso io l'ho già lavato con acqua e sapone, adesso passo tutta la superficie con un dischetto di cotone imbevuto di alcol. Questo mi permetterà di pulirlo ulteriormente, ma soprattutto di preparare la base, la superficie del sasso per renderla liscia uniforme. In più vado a togliere anche i feltrini che ci sono nel retro del sasso che io avevo già utilizzato come fermaporta, ma così non mi piace più. E quindi vado a rimuovere anche i vecchi feltrini e la colla, sempre con l'alcol. Se non viene via, utilizzate l'acetone per unghie che funziona benissimo. Se il vostro sasso è poroso, potete fermarvi qui. Se invece è liscio come il mio, vi consiglio di dargli una grattatina con un po' di carta vetrata o una lima per le unghie grosse come quella che sto utilizzando io, e anche in questo caso mi aiuta a preparare la superficie del sasso in modo che poi il colore duri più a lungo. Mi raccomando, una volta che avete grattato la superficie del sasso, andate a rimuovere tutta la polverina e a ripulirlo nuovamente con un batuffolo di alcol. In questo modo toglierete ogni tipo di sporcizia. Ora vado a prendere il mio feltrino, ho scelto questa volta quelli grandi, e vado a tagliare la misura che mi sembra più adatta per il mio sasso. Prendo prima la misura segnando i punti che fuoriescono dal sasso con una matita, poi vado a ritagliare le parti in eccesso. Ho verificato che il feltrino abbia la misura giusta della base del mio sasso, la base che andrà a toccare poi effettivamente il pavimento. Vado ad eliminare la pellicola protettiva e lo posiziono sul sasso, premendo in modo da farlo aderire uniformemente. Questo accorgimento del tagliare il feltrino della forma del sasso mi aiuterà poi a fare in modo che il feltrino rimanga attaccato più a lungo. Ora vado a realizzare una soluzione di metà dose di colla vinilica e metà dose di tempera bianca. La mescolo bene fino ad ottenere una soluzione appunto uniforme. In questo modo vado a creare una sorta di tempera acrilica, dato che la mia era una tempera normale, e vado a ricoprire, a creare una base uniforme del mio sasso. Se il vostro sasso è già bianco, già chiaro, non è necessario realizzare una base. Preferisco la tempera acrilica da quella normale perché crea una sorta, a parte che è più resistente, ma crea una sorta di pellicola che rende il sasso più liscio, più lucido, mi dà la possibilità di spolverarlo poi eventualmente senza il rischio di togliere tutto il disegno. Ok, una volta che ho steso tutto il colore, ho realizzato la base uniforme, aspetto che asciughi. Vado a realizzare lo sfondo del mio disegno e ho deciso di realizzare una sorta di arcobaleno color pastello utilizzando i tre colori primari, quindi rosso, blu e giallo, in modo da creare appunto questi colori pastello molto molto chiari. Parto dal rosa e lo stendo sulla parte centrale del sasso, poi realizzo nello stesso modo anche un giallino molto molto chiaro e questa volta vado a stenderlo nella parte inferiore e poi vado a sfumarlo meglio che riesco, insomma, insieme al rosa in modo da rendere il tutto uniforme e non avere stacchi di colore. Allo stesso modo, quindi sempre aggiungendo della tempera bianca al mio blu, vado a realizzare anche un azzurrino molto molto chiaro e questa volta lo vado a stendere invece sulla parte superiore, esattamente come prima, lo vado a sfumare insieme al rosa in modo da rendere il tutto più uniforme.
Anche qui aspetto che si asciughi benissimo il colore e poi passo a disegnare il soggetto che ho scelto, nel mio caso è un delfino. Una volta disegnato vado a colorarlo, quindi creo un azzurro quindi intermedio, quello che sarà diciamo il colore principale del mio soggetto, e vado a riempire l'intero disegno appunto con questo colore qua, facendo attenzione a non uscire sui bordi. E poi vado ad aggiungere un po' di blu al colore che ho appena utilizzato, che ho appena finito di utilizzare, e con questo blu vado a realizzare i bordi e i dettagli del mio disegno, sempre andandoli a sfumare in modo da creare una, in modo da dare un po' di tridimensionalità al disegno. Completo il mio disegno, aspetto nuovamente che il colore si sia perfettamente asciugato. Con un pennarello indelebile a punta media vado a ripassare il bordo del mio disegno. In questo modo sarà più preciso e delineato. E come ultimo step realizzo una sorta di finish protettivo creando una soluzione con una parte di cola vinilica e una parte di acqua. Mescolo anche qui ovviamente le due soluzioni insieme e poi ripasso l'intero sasso con questa, diciamo, chiamiamola vernice, anche se vernice non è, questa vernice protettiva, così da creare uno strato ancora più spesso, protettivo, che renderà il disegno più resistente e ci darà la possibilità di poterlo spolverare senza il rischio di, cancellare il disegno. E niente, questo qui è il risultato finale. Se volete potete aggiungere qualche altro dettaglio nel disegno, nello sfondo, potete fare insomma quello che preferite o che è più adatto insomma ai vostri gusti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividetelo con i vostri amici se volete interagire con me o per qualsiasi dubbio, chiarimento, idea, consiglio, qualsiasi cosa. Io non vedo l'ora di rispondervi e quindi vi aspetto sotto nei commenti. Ciao!